Queste due delibere qui in realtà sono due delibere che approviamo oggi perché, come sapete, il termine per l'approvazione dei bilanci preventivi è il 30 aprile, dopodiché noi, non riuscendo ad approvare il bilancio entro il 30 aprile, comunque ci teniamo ad approvare le aliquote tariffarie entro il termine. Il bilancio preventivo, come ricordavo prima, lo approveremo il mese prossimo. E relativamente a queste due delibere, sapete benissimo che la TASI dal 1° di gennaio di quest'anno è stata abolita, però naturalmente va fatta la ricognizione e quindi va sottolineato come siano le tariffe. Stessa cosa per l'IMU, non cambia niente, sappiamo che la legge di stabilità non consente agli enti locali variazioni in aumento sui tributi, quindi rimangono esattamente le due per la stessa cifra. Ripeto, è solamente un atto formale quello di approvarle questa sera, proprio in modo tale da approvarle entro la scadenza prevista dalla legge. Se ci sono domande, tutto di questo. Ci sono domande? La domanda non c'è solo, visto che è solamente un atto, un atto molto favorevole, quindi come non è stato in precedenza. Ci sono anche una richiesta, quindi procediamo a questo punto. Adesso i due punti sono collegati e sono stati già passati entrambi. Passiamo alla votazione singola sul primo punto aggiuntivo, tributo di residui di residui TASI che dimensioni culturali per l'anno 2016, favorevoli, contrari, astenuti, dove votazione favorevoli, contrari, astenuti. Il secondo punto aggiuntivo, imposta municipale proprio di punizione di tributazioni valide per l'anno 2016, favorevoli. Grazie.